Depositato il disegno di legge sul diritto allo studio, si attende adesso che venga colmato in tempi brevi il gap che ha la Sicilia su questo tema. Nella notizia Stefano Dell'Arte, rappresentante del Consiglio d'amministrazione dell'Università Core, ricordando pure che la settimana scorsa l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione, l'onorevole professor Roberto La Galla, ha convocato e ricevuto i rappresentanti delle università siciliane per un confronto sul tema. Dal primo incontro sono emersi segnali positivi sullo sviluppo del disegno di legge e dal confronto l'assessore La Galla ha informato i rappresentanti sugli articoli inerenti ai servizi alle università. Alla luce di questa manovra regionale sul diritto allo studio per quanto concerne l'ente ennese, che in una fase di bilancio di previsione 2017-2018 e alla luce delle classifiche nazionali vedono l'Università Core di Enna tra i migliori atenei non statali tra 5.000 e 10.000 iscritti, Stefano Dell'Arte, consigliere di amministrazione uscente dell'Università Core di Enna, come sua richiesta, intende investire insieme alla rappresentanza studentesca per il prossimo anno su due rami. Il primo sono le borse di studio, 80% idonei e beneficiari, manca il restante 20% che porterebbe al 100% idonei e beneficiari e sarebbe un ottimo risultato per l'Università Core, ma anche per la Sicilia. E dall'altra parte un problema di internalizzazione dovuta alla scarsa informazione di programmazione che si è avuta verso gli studenti Erasmus in uscita. Puntare ad aumento quindi gli studenti Erasmus che sono da tenere in considerazione perché servono a colmare, aiutare e formare il bagaglio culturale dello studente, auspicando che la nuova legge regionale sul diritto allo studio favorisca anche le borse di studio Erasmus.